Siamo di nuovo, siamo in diretta. Ma Claudio, ma cosa mi combini? Siamo in diretta e ti metti ancora a mangiare? Basta. Oh. Ma non è vero, Melina. Oh. Guarda, ma io dico, ma il pubblico che ci segue da casa cosa può pensare? Vedete che ho la bocca aperta, non è vero. Invece andiamo avanti con la nostra... Fammi vedere cosa stai combinando, certo, allora, con la nostra Cenerentola. Ti spiego subito adesso cosa stiamo andando a fare. In questo momento sto lavorando prettamente sul suo viso, ovviamente col trucco, è normale, dice, da casa mi dicono cosa fa, può truccare solamente, non è vero. Ho steso in questo momento del kajal sul suo contorno occhi superiore e inferiore. Per quale motivo? Perché ho bisogno in qualche modo di poter ingrandire il suo occhio. Se ricordate nelle precedenti puntate, cosa abbiamo detto? Abbiamo detto che basta un kajal, qualsiasi colore potete scegliere, il kajal solitamente è nero, ma ormai oggi ci sono diversi kajal, ci sono anche delle matite al burro, quindi insomma non mancano i kajal per poter migliorare l'aspetto estetico del vostro occhio. La cosa importante qual è? Dovete intanto percepire se abbiamo degli occhi distanti o degli occhi comunque vicini. Allora, in quel caso andranno distanziati o andranno riavvicinati. Come? Se avete due occhi troppo vicini, partite da metà del vostro occhio, passando per la pupilla, tracciate una con il vostro kajal una bella lineetta e poi con un pennellino come questo, più o meno con una zona più alta a punta, iniziate a sfumarlo verso l'esterno. Stessa identica cosa sarà fatto sull'occhio, sulla parte, sulla rima ciliare inferiore. Sempre inizierete dall'esterno, dall'interno verso l'esterno a sfumarlo. Questo vi aiuterà a come dire, migliorare l'aspetto estetico e quindi evitare questo effetto di occhi troppo ravvicinati. Qualora invece aveste degli occhi troppo distanti, quindi è importante riavvicinarli per avere una visibilità diversa, quindi un'immagine diversa, partite dall'angolo esterno dell'occhio e truccate interamente, quindi tracciate con il kajal tutto il contorno occhio fino all'angolo interno dell'occhio, dopodiché lo andrete a sfumare sia sulla zona superiore che anche sulla zona inferiore. Ovviamente se avete degli occhi molto grandi potete mettere del kajal anche all'interno degli occhi, ma fate attenzione perché se avete degli occhi troppo piccoli e mettete del kajal all'interno dell'occhio non farete altro che creare un'illusione ottica diversa, ovvero quello di ridurlo ancora. Quindi cosa fare? Utilizzate dei colori più chiari, del color champagne, del bianco, dell'oro, all'interno del vostro occhio per dare luminosità, ok? Bene Claudio, continuo con il tuo lavoro. Noi siamo ancora qui insieme a Dario e all'avvocato Libera e per parlare di altri due ospiti. Ma prima di parlare di questi due ospiti, insieme all'avvocato, insieme a Dario, non so se c'è pronto un video delle follie che fa l'avvocato Libera la sera. Vediamo, andiamolo a vedere. E sei pronto? Sì. Ok, è pronto. Mi danno... Oh! Ecco l'avvocato, come va? Bene. Ma dove mi ha portato stasera? Un posto meraviglioso. Perché? Perché meraviglioso? Ma intanto la location, siamo alla stazione, questa meravigliosa piazza, la fontana, il ratto di Proserpina, qua c'è un passiature fatto da De Felice, il sindaco De Felice. Ah, bene, bene. Siamo ai primi anni, ai primi del Novecento, no? Famoso sindaco Peppino De Felice Giuffrida. E questo locale che è una cosa... Dici molto particolare. Fantastica. Ma perché è fantastico? Beh, non lo vedi quanta gente c'è. Ma possiamo andare a incontrare gli amici, chissà, sì, sì. Vediamo chi. Entriamo, entriamo. Altra parte, vediamo cosa c'è. Avvocato, ma così veramente viene voglia di mangiare subito, no? Ma no, ma non è possibile, Massimo, che dobbiamo fare? Ma che meraviglia!
Ma quanto sono bravi sti ragazzi! Ma facciamo una bella zoomata, ragazzi, eh! Ma guarda come lavorano la pizza, eh! Allora, come va? Là vicino alla griglia come va? Va un pochettino male perché c'è troppo caldo. Come troppo caldo? Con questo freddo? Guarda questo agnone, lei, guardi! No, non ci rendiamo proprio, buon lavoro, eh! Come ti chiami? Alessandra. Chiara. Ines. Mary. Oh, ma è bello sta. E Mario, naturalmente. E Mario, ma com'è questo principale? Bravo? Bravo. Ma lo dite perché è davanti? No, no, no. Ah, allora. Impura! Stasera ha deciso di andarsi a divertire e fare che cosa? Mangiare. Solo mangiare? Dopo andare a ballare? No, o bingo meno vai. Ah, lei gioca al bingo? Attenzione però, mi raccomando. Giocare con tranquillità, Lei quante volte va al bingo? Non ci sono soldi. Vediamo che c'è bella gente, Grazie. Ogni sera così? Sempre così. Ma che meraviglia, addio alla crisi, veramente, sì. Stasera cena particolare o normale? Normale, free. La gente quello che vuole ordinare, mangia e paga, senza più e senza il meno. Il piatto forte? La caponata. La caponata, ma c'è qualche cosa di particolare in questa caponata? Sì, il pistacchio. Sì, ma vediamola, Massimo, ma guarda cosa, ma guarda un po' che cosa c'è. Ma è la meraviglia delle meraviglie qua. Quindi cosa vogliamo mangiare? Che ne so, carne di cavallo? Gole. È tardissimo, eppure siamo qui per scoprire Catania. E abbiamo scoperto un locale veramente carino. Si è mangiato bene stasera? Si è mangiato bene? Sì. Avvocato, ha mangiato bene? Troppo bene. E questo grazie a quel signor Mario. Buonasera signor Mario, come va? Dopo una serata di questo genere è giusto che funziona così tutto questo sistema. Grazie a tutta questa gente che mi dà il successo tra di loro. Oh, avvocato, perché mi guardi così? Io crea dal nulla una zona morta, la fa diventare viva. Siamo alla stazione, passeatori, il ratto di Proserpine. Chi gliel'ha data questa idea di fare questo locale? L'avvocatore. Lo dica qua. Me l'ha data l'avvocatore, mi ha detto, lei si deve fare un locale. Io ci sono andato allo studio con lui per parlare di altre cose e lui mi ha detto, vai a mangiare in quel locale lì. Sono andato in questo locale qui, ho mangiato, non voglio dire da 1 a 10, non lo dico. Ho detto, ora me lo prendo. E dal primo giorno che quando sono aperto ho mandato un po' di messaggi, ho lavorato subito. Significa che allora a Catania non si mangia bene, perché dai locali da 30 anni che stanno chiudendo, io da 2 anni che sono qui, non mi sono inventato nulla e ho questo successo. Grazie. Sicuramente i prezzi sono giusti. I prezzi sono giusti. E tanti miei colleghi mi dicono come mai c'è questi prezzi bassi e io gli dico perché voi ce l'avete alti, è tutta una situazione così e grazie all'avvocato sto lavorando, allora sa dov'ero. Signor Mario, prima di completare vorrei sapere il piatto forte di qua dentro, qual è? La poppittazza. Ah, benissimo, allora l'abbiamo assaggiata, è vero, l'abbiamo mangiata. Io non l'ho mangiata, l'ha assaggiata l'avvocato, vero? No, ma chi l'ha mangiata stasera? L'hanno mangiata loro. Ebbene sì, l'hanno mangiata loro. Ok. Bene, bene, veramente. Ma facciamo follie la sera, avvocato. Cose da pazzi, Però non lo sa nessuno. Quindi. È vero, sì. Che rimanga fra di noi, fra il nostro pubblico di Sesta Rete, veramente. E di Sesta Ora, soprattutto, di ogni giovedì. Ebbene, allora, dicevamo, abbiamo degli ospiti importanti. Abbiamo invitato una bellissima ragazza che si chiama Maria Sirna. Buon pomeriggio. Buon pomeriggio a te, grazie per avermi ospitata. Anche lei è una conduttrice, una presentatrice. E ho piacere quindi di condividere questo momento con te. Grazie. Grazie. E poi abbiamo anche un altro personaggio che si chiama Gaetano La Ferrera, vero? Sì. Bene, bene. Ecco, che ci sa fare Maria? Maria, perché chiaramente è una bella donna, condividere questo momento mi sta bene. No, l'avvocato non è d'accordo? Bellissima. Ah, bellissima, ecco.
E poi abbiamo invece, ecco, Gaetano, con lui, con cui insomma discuteremo un po' di quello che è l'argomento di oggi, dell'omosessualità. Insieme con noi abbiamo a condividere questo argomento Dario. Dario per noi qui a Catania rappresenta il fondatore, il presidente dell'Arcigay di Catania. Dico bene? Ma non sono il presidente attuale, sono presidente fondatore. Fondatore, esatto. Il presidente fondatore. Il presidente, benissimo, è il professore Calogero, che non è qui a Catania stasera. Benissimo, quindi... ecco, parliamo, ecco, trattiamo un po' l'argomento. Certo. Ecco, c'è gente che magari non conosce, ecco, un po', ecco, com'è l'andazzo a Catania dell'organizzazione Arcigay. Allora, l'organizzazione Arcigay innanzitutto è un'associazione che si trova su tutto il territorio nazionale ed è a sede a Bologna. Forse non tutti sanno che 30 anni fa è nata, ma è nata a Palermo. È nata a Palermo per poi dopo successivamente spostarsi a Bologna. Perché è nata a Palermo? È nata a Palermo perché, se non vado errato, nell'82 a Giarre c'è stato un duplice omicidio di due ragazzi che si amavano. Siccome venivano presi in giro da tutto il paese, e si sono suicidati, si sono uccisi a vicenda. Ho capito. Quindi da questo fatto di cronaca nera che successe 30 anni fa si è formato il primo gruppo di, diciamo, di omosessuali in Sicilia e da lì è nata l'Arcigay a Palermo. Da Palermo si è estesa in tutto il territorio nazionale. Bene, bene, bene. E devo dire che va molto forte, si fa sentire parecchio, parecchio. Sì, si fa sentire sia a livello nazionale, ma io preferisco parlare qua al nostro livello locale. Qui a Catania... Quanti siete? Vabbè, i volontari, cioè dire i ragazzi che si occupano di mandare avanti l'associazione, la nostra sede che si trova in via Vittorio Emanuele 245, inaugurata da pochi mesi, dove devo dire che grazie a questi volontari è presidiata quasi tutto il giorno. Infatti abbiamo raccolto diciamo sia delle iniziative che anche delle problematiche di ragazzi che si trovano fuori casa, nel senso che studiano, sì, ma sono di altre province, che hanno dei problemi appunto perché sono omosessuali. Ancora oggi ci sono questi... Tantissimi, avvocato, tantissimi. Lei lo sa meglio di me perché ha curato un caso famosissimo. Quale infatti... caso avevo curato, avvocato? Era un ragazzo a cui la motorizzazione civile di Catania l'ha sottoposto a revisione di patente, gli hanno tolto la patente in pratica perché era gay. Perché era gay? C'era scritto disturbi della sessualità. Erano disinformati perché... Era nauseante, una cosa nauseante. Comunque poi il TAR annullò questo provvedimento, i ministeri furono condannati al risarcimento del danno anche morale. Insomma, io però non pensavo che ancora esistono queste persecuzioni, non è giusto. Proprio persecuzione no, però diciamo che l'omofobia è ancora alta. Non è come una volta però, onestamente. C'è, no, cioè, ora c'è ancora. Qui in Sicilia più che a nord? No. Devo dire che è in generale. Uguale. Perché l'omofobo ha la stessa madre del cretino, che è sempre incinta. Sempre incinta. Quindi, e allora se ancora c'è questo problema bisogna insistere, bisogna parlarne. Infatti, bisogna parlarne. Bisogna assolutamente parlarne. Io volevo dire solamente una cosa e far capire che molta gente pensa che l'omosessualità sia una malattia. Ma ancora? Devo dire che dall'OMS, l'Organizzazione Mondiale della Sanità, l'omosessualità è stata bandita come malattia nel 1990. Quindi non è una malattia. Non è una malattia, non è malati. Ma assolutamente. Però mi chiedo, la gente si chiede. Ma omosessuali si nasce o si diventa? Questa è una domanda che fanno un po'. Non si diventa assolutamente. Io non sono nato. A volte si dice un po' la cattiva educazione, la mamma un po' più insomma attaccata al assolutamente, figlio. Assolutamente. Io sono nato con la pelle bianca, c'è quello che nasce con la pelle nera. È una situazione genetica, non c'è niente da fare. Non si diventa omosessuali, assolutamente. Si può diventare avvocati, si può diventare diciamo conduttrice televisive, ma non si diventa. Bravo, 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 bravo. Quindi si nasce, ecco, è nel DNA, esatto. Ma il fatto, ecco, che voi, ecco, avete fatto un vostro gruppo e non socializzate con gli altri, perché
No. Allora, ecco, c'è l'Arcigay ha un suo spazio, non ha uno spazio da condividere con tanti altri. Perché avete l'esigenza di stare in gruppo voi e non socializzare? Spiego. Allora, l'Arcigay innanzitutto ha anche dei soci eterosessuali. Quindi è di gente che non ha pregiudizi, insomma, è giusto. Che collabora nella nostra sede, marito, moglie, vengono da noi a darci una mano, a collaborare, ma non perché diciamo hanno dei figli, dei parenti omosessuali, assolutamente, collaborano anche nella organizzazione del Gay Pride, non sono omosessuali. Il discorso che dici tu di settoriale è dal punto di vista ludico, cioè dire dei luoghi di aggregazione e di divertimento che sono un attimino, diciamo, circoscritti alla sfera della comunità omosessuale, ma per diversi motivi. Ma perché non li condividete questi momenti di comunità? Ti devo dire che, non lo volevo dire, però il Pegaso a Catania, che è conosciuto da tutti, da circa 2-3 anni abbiamo aperto le porte anche a un pubblico eterosessuale, si trovano benissimo, però è una cosa che è andata diciamo ad evolversi gradatamente. Noi abbiamo iniziato nel 94 in via Canfora, dove ci dovevamo chiudere in quel circolo perché c'erano le pietre, c'erano forti pregiudizi, però piano piano stanno nel venendo corso degli anni invece si è sviluppato così. Quindi se ancora siamo leggermente chiusi, nel senso che è per dare una sicurezza a coloro che vengono a trascorrere delle ore, diciamo, spensierate, senza avere nessun problema, per semplici ragioni di sicurezza. Però devo dire che da un paio d'anni a questa parte ci siamo aperti, non dico totalmente, ma gran parte del nostro pubblico è eterosessuale. Io vado un attimino ad approfondire, ma essere omosessuali o avere un vizio è la stessa cosa? No, no. Non è la stessa cosa. Torniamo al discorso di prima. Io vorrei sentire su questo Maria. Io intanto ci tengo a sottolineare che l'amore è bello in ogni sua forma, sia che sia un amore tra donna e donna, tra uomo e donna, tra uomo e uomo. L'amore è bellissimo, è stupendo, ci sono tantissimi filosofi che erano gay, se forse fossero stati forse in quest'epoca non avrebbero avuto tanto successo, come per esempio Platone era il filosofo per eccellenza, che era considerato anche completo perché sapeva amare sia l'uomo che la donna. Io ho tantissimi amici che sono omosessuali e mi trovo benissimo con loro, non ho alcun pregiudizio, ma il mio dubbio nasce quando gli omosessuali vogliono necessariamente un matrimonio civile e vorrebbero allora adottare anche dei bambini. Ecco, su quello io non sono completamente d'accordo, perché secondo me accettare di amare una persona del proprio sesso è sicuramente nel periodo adolescenziale è un lavoro certosino, no? Vai a fare i conti comunque con qualcosa che è diverso, quindi ti vai a riscontrare anche con una società in cui più tu non ti ritrovi. Quindi adottare un bambino e magari crescerlo in una famiglia dove c'è un papà è un altro papà, perché poi non si sa chi è la mamma. Non c'è il senso della famiglia. Non c'è il senso della famiglia. Ne discutiamo fra poco, ma mandiamo la pubblicità, eh.